to all this session in the afternoon, and also in the afternoon we will use the same method of Fulvia and Alfredo in the morning. We have a short video concerning this little epigraphic collection in San Canzian di Sonzo, and a PDF with some images and text and maps, and we will alternate the two different files to organize a visit of different with different aspect with the analysis of different aspects in San Canzian di Sonzo. Some of you are coming from the region and then they know the place. Some of you in the last year were, I think every year we stay during half a day in San Canzian in order to make some squeeze or to go to the restaurant and eat something or visit and discuss the inscription. And it is a particular collection we will try to explain today. And we will start with our PDF. As you are able to see, I think the map of the region of Aquileia and the localization of San Canzian di Sonzo. Buon pomeriggio a tutti. Due brevi parole per incorniciare la trattazione dell'epigrafe di San Canzian. San Canzian è una specie di appendice di Aquileia. È una specie di appendice di Aquileia ed è molto interessante perché fin dall'anno 819 è citato come un vicus. Ora, in questo documento altomedievale la parola vicus non ha certo il significato che aveva in epoca romana, però potrebbe essere un ricordo. La distanza dal centro storico di Aquileia è una decina di chilometri, e quindi questo è conveniente per un vicus. E c'è anche un altro aspetto interessante che attraverso il paese moderno di San Canzian passava una strada romana, e quindi secondo quello che abbiamo visto in altre località, probabilmente l'aspetto del vicus era quello di avere delle case da un lato e dall'altro della strada, una specie di main street. E questo viene riproposto anche dalla collocazione degli edifici di culto che sono in prossimità della strada. In più luoghi si è osservato che le chiese sono abbastanza vicine al tracciato delle strade antiche, e questo si spiega con la presenza di edifici di culto paleocristiani o addirittura altomedievali. Allora, San Canzian è legato, lo dice il nome, al culto dei Santi Canziani. I Santi Canziani sono notissimi attraverso una passio che, come le altre passiones, ha una compilazione, diciamo, nell'età alto medievale, adesso non saprei, ottavo, forse addirittura nono secolo. E sappiamo che furono martirizzati, che erano di condizione elevata, che non vollero prestare il culto all'imperatore, eccetera, eccetera. Un topos piuttosto comune per una gran quantità di martiri e di santi. Loro sono collegati anche a San Crisogono, e difatti non a caso nella chiesa di San Crisogono a Roma, in Trastevere, si ricorda in qualche modo anche il martirio dei Santi Canziani. La tradizione agiografica dice che furono martirizzati nella località Ad Aquas Gradatas, che non sappiamo esattamente dove sia. Per tutta una serie di citazioni, di citazioni, di citazioni, ormai è invalso tra tutti l'idea che Ad Aquas Gradatas voglia dire San Canzian di Sonzo, ma non è detto, è un'ipotesi, probabilmente sarà anche vero, ma è soltanto una ipotesi.
Saint-Gantien è, come dicevo, legata a questo culto dei santi che ha degli alti e dei bassi. Molto probabilmente fin dal IV secolo ci fu qualche attestazione locale, qualche forma di culto che si concretizza poi successivamente nella chiesa che ha due pavimenti ed è discosta dalla chiesa parrocchiale. Dicevo che il culto dei santi ha degli alti e dei bassi, perché vediamo la raffigurazione dei santi in una cappella d'argento che fu deposta, come era abitudine nel Medioevo, fu deposta sotto l'altare della Basilica di Santa Eufemia a Grado. Noi sappiamo che fu consacrata nell'anno 579 e quindi abbiamo un terminus antequem sia per il culto dei santi sia per l'esecuzione di questa cappella, che è una delle poche opere di toreutica importanti di quel periodo nella nostra regione. Ora, è probabile, è possibile, non probabile, è possibile che le reliquie siano venute da Aquileia e portate con altri tesori della chiesa aquileiese quando i vescovi di Aquileia, da Aquileia, si ritirarono a Grado almeno una volta, forse al tempo di Attila, o più volte nella seconda metà del V e nella prima metà del VI secolo. E quindi vuol dire che in quell'epoca, seconda metà del VI secolo, il culto dei santi era ben noto ed era anche praticato, i santi erano venerati in chiese importanti come quella di Grado, che poi diventa la cattedrale della Nova Aquileia e quindi del Patriarcato di Grado. Pare poi che il culto sia stato dimenticato, anche se, a dire la verità, al tempo del patriarca Popone, nella prima metà del XI secolo, c'è un terremoto da qualche parte, nella prima metà dell'XI secolo Popone distribuisce le reliquie un po' in giro per l'Italia, in particolare sembra, ma anche qui la data non è sicurissima perché i documenti sono interpolati, sembra anche nell'abbazia di San Salvatore di Monte Amiata, non sappiamo, intorno al 1035 circa. Quindi vuol dire che nella prima metà del XI secolo, quando Popone vuole trasformare la chiesa di Aquileia in una chiesa ricca con tanti sancta corpora e quindi di farla diventare un luogo di pellegrinaggio, quindi attirare i fedeli in preghiera, il culto dei santi canziani era ben noto. Poi c'è un documento che si riferisce all'inizio del 300, qualcuno ha voluto datarlo all'anno 1307 perché in quell'anno ci fu una sinodo nel Duomo, oggi diciamo Basilica, di Aquileia, e perché più o meno alla prima metà del XIV secolo si data una fronte di sarcofago, o meglio un pagliotto di altare, che rappresenta i martiri canziani. E quindi c'è una nuova, un nuovo revival del culto dei santi. Tuttavia bisogna aspettare gli anni 60 dello scorso secolo perché si facciano degli scavi non proprio dentro la parrocchiale di San Canzian, in parte a occidente, e lì, dopo aver trovato due strati di mosaico, ridotti a minutissimi lacerti, si trova una tomba con all'interno tre sepolture. Queste tre sepolture non sono in posizione originaria perché furono senz'altro spostate, eccetera. Poi neanche i corpi sono integri perché mancano delle parti, eccetera. Ora, siccome queste sepolture sono state attribuite a due maschi e una donna, subito è stato pensato che siano i santi Canzio, Canziano e Canzianilla. Io avrei parecchi dubbi, perché le chiese sono piene di cadaveri e di sepolture, e non è che tutti siano santi, anzi credo che qualcuno sia un emerito malfattore. Ora, il fatto che siano stati sepolti dentro la chiesa non significa di per sé che siano i santi, né che siano stati sepolti in quel momento. E poi c'è la questione, a mio avviso irrisolvibile, se sono i corpi dei santi, com'è che sono stati dimenticati per secoli? Ma mi sembra stranissimo, va bene. Comunque, se qualcuno vuol credere, farà un'opera pia e farà senz'altro bene. Ora, dal punto di vista architettonico, la chiesa di San Canzian si inquadra
di uno schema che è abbastanza comune, insomma. Abbiamo due, per così dire, due navate, due campate suddivise in vari riquadri musivi di diversa lunghezza, con una parte centrale più stretta che richiama quello che era l'idea della solea che compare già nel V secolo. Sapete cos'è la solea? È una parte rialzata in cui il celebrante faceva una piccola processione con i testi sacri o con le reliquie di qualche santo e poi tornava indietro esponendole a tutti quanti. Va bene. Ora, dicevo che questa chiesa trova parecchi confronti, non soltanto della nostra regione, pensiamo per esempio a Zuglio, ma anche in altre località, e ci fa pensare che Saint-Quentin era, almeno nel V e anche all'inizio del VI secolo, era un centro piuttosto importante, che probabilmente dal culto dei santi traeva anche una parte della sua importanza. Un'altra chiesa più piccola, chiesetta devozionale, interessante, si trova a lato della strada e ha una vicenda alquanto curiosa. Si narra, ma la cosa è trascritta in cronache ufficiali, si narra che un religioso, credo negli anni 50, sia venuto ispirato da, non so, visioni, da un suo modo di sentire e abbia subito scavato per cercare le tracce del cristianesimo antico e abbia messo in luce parti di un mosaico. Mosaico che fu riscoperto poi da professor Mario Mirabella Roberti all'inizio degli anni 60 e poi nuovamente rivisto qualche anno fa quando furono fatti scavi all'interno della chiesa. Da questa immagine si vede molto bene che l'edificio originario antico era formato da più vani ed era molto più ampio di quella che è la chiesetta successiva, che è una chiesetta basso medievale, e che è quella che vediamo anche noi oggi. La chiesetta basso medievale aveva un elemento tipico che troviamo in tantissime chiese dall'alto medioevo in poi. Al centro, esattamente di fronte all'altare, era sepolto il fondatore, cioè colui che aveva dato probabilmente il terreno, i fondi per la costruzione e insieme con lui anche qualche membro della sua famiglia. Qui c'è un bambino piccolo, quindi vedete che il fatto di avere delle persone sepolte dentro le chiese non è poi così inusuale neanche a Saint-Quentin di Sonza. E quindi questo ci fa capire che, diciamo, XV secolo la chiesa fu riformata, fabbricata e costruita. Dal nostro punto di vista questa parte è piuttosto interessante perché in special modo negli angoli furono adoperate alcune iscrizioni antiche che Stefano andrà poi a illustrare. Partire we may start with the video. This is the church, the first church of Saint-Quentin, the parish church, actually used and on this side was made during the 60 of the last century, the excavation by Mirabella Roberti, on this side and in front of the church. Beside the church is a little antiquarium where are preserved some of the fragments coming from this excavation and some other founding made during the last centuries. Little object or also big, we will see, big monument or fragment of monument found around the church, around the little village of Saint-Quentin.
This is one of the biggest monument inside that is little antiquarium. An interesting inscription that you may see have something to do with the place and the typology of place described by Maurizio. If really in antiquity this place was a vicus, we have here to do with something, with a person connected with the activity he made, connected with this, probably this vicus. The text is very clear. The inscription also is bigger, with a great letter, and there is something from you that will read the text. Some of you? Dai. Yeah. Titus Sulcanius Titi Libertus Vitulus Negotiator Vicane. Mm. Okay. Okay, but what is Vicanae eventually? No. Allora. Questo dovrebbe essere una E. Mm-hmm. Dov'è? We have another picture. Vicanae. Del negotiator del... No. Del vicus. Yeah, but it is not Vicanae. Mm? Vica... È una L finale, Vicanalis. Mm-hmm. Ah, Vica. Ok. Ah. Vicanalis. Yeah. Ok. We may see here mm-hmm. a picture made by Ortolf Arl and published in Ubi et Lupa. And the text with the solution at the end mm-hmm. is the third line. Mm-hmm. So, kind of activity and negotiator that may have to do something to do with the territory of the vicus, inside or connected to the vicus. This may be a proof concerning the classification of this settlement in antiquity. We are inside a place of a church with a deposition connected to Christianity, connected to the present of this church, and not only of the main church, but also the little church of San Proto, not far from that. And there are in this place also some interesting inscription coming from the late antiquity, from the Christian age. And this is particularly interesting also for us and our activities, because you may try from this picture, from this frame of the video, to read some line. The text is clear, is very clearly readable. And if you will, you may also try, like yesterday, to find this text inside the principal database of Klaus and Slavi. Some of you are able to read the first line.
Rosula Fidelis et. Ic Rosula Fidelis. Is correct. But there is some element of another letter here, probably an error. And this et is followed here by fecit. By a verb. Then we may think that the stone was cut in the past, we don't know when, and there should be some place and some letter, words on the left side of this stone. It is not clear here in this first line, but this fragment of a letter on the links on the link may be a proof of the existence of some other word or letter on the links. Then if you try to search in the database Rosula Fidelis, what kind of result you will find? You will find. You have found. And all the inscription from Cartago. Cartago, yes. Yeah, yeah. This inscription is not present in the principal database, Klaus Slavi. It is interesting. The inscription was only partially published with in an incomplete way, every time in incomplete way, in two, three different publications by different authors in the last 20 more. 30 years, and so it may be eventually a fragment, a text on which we may work also in the next week and include that between the among the inscription on which to publish this year or eventually next year. What is interesting, sometimes monument and description that are under the eyes every day, every year, are so not interesting for a normal visit that they don't have the necessary attention from the visitor and they stay unpublished or not well published until yet. Questo ci fa capire che sotto il cimitero alto medievale ci possono essere ancora delle sepolture romane, come accade per esempio, come è accaduto ad Aquileia nella necropoli di San Giovanni, dove sotto il cimitero medievale nell'Ottocento sono state trovate delle iscrizioni che erano pertinenti a sepolture più antiche. Forse erano solo le iscrizioni rimaste, non sappiamo se anche le sepolture, ma comunque c'è una continuità di uso per parecchi, parecchi secoli della stessa area funeraria. Qui non c'è niente, no? Sì, sì. Ah, sì? No, sì. Yeah, I will come back just moment to show that in the middle, like in many other inscription from Aquileia, and not only from Aquileia, in the middle with a centrality in the field, what we usually describe as epigraphic field is
a figure, a woman in this case. We may see here the figure with this long dress and the open arms as orante praying to the god. And then, yeah, I think there is just in this first line some doubts about the existence of another part, little or more or less little. And also here in the middle, you may see something. Here, the chiro, typical in the Christian time as a symbol of Christus and of the Christianity, the apartments of to the Christian religion of the deceased. So I think this may be really the object, this inscription, of an interesting work for next time, probably next summer, because we need to have a new autopsy of the monument, surely. Then there are other fragments on the wall inside this antiquarium, and I will just also in this case come back. What is this fragment? What may be? È un termine sepolcrale. Susanna, sei troppo esperta. Ok, what is a termine sepolcrale, a terminus? Lebensmerito. Lebensmerito. Not the stone is maybe defined as a terminus for a sepulchrum, for a tomb, or for the area of a tomb. The area inside them was the tomb of a man, a woman, or a family, we don't know. In this case, on the terminus are the indication. This is the place of the funerary monument of Titius, Caius, and so on. Then we have this abbreviation. It's very typical. You may find that in many of the funerary areas in all around the Roman Empire, the Latin part of the Roman Empire, locus monumenti, the place of the funerary monument of the, and then followed by the name of the owner of this area, and in the same time, the deceased, the dead, the man who paid to have this area, to use this area for his burial. And we can here read some fragmentary letter. What kind of letter are? What letter are? Are you able to understand? C. Yes. V. Um. CV. CV. We have surely C here. There is no problem. Then we have a letter in the middle. Probably. A, and then the at the end. Then we may think Kai, A something, maybe Aureli, we don't know, and the
cognomen of this man. So we are here the tria nomina of a man, Caius, he, and so on. Sometime also this little element may be useful to connect a fragment like that with a monument that in origin were inside the area, and sometimes we have the possibility to read the complete name of the owner or of the family. But sorry. Just another little thing is that we are along the Roman road coming from Aquileia and in direction of Tergeste. And along this road we have a little village, a vicus or something like a vicus, and along the road are different cemetery area, not only in late antiquity, but coming from the imperial age, when not from the late republican age. Questa è una iscrizione, si vede molto bene, di età paleocristiana, dedicata a Proto. Perché dico di età paleocristiana? Per due motivi. Intanto c'è la croce in alto, e poi vedete che c'è un termine molto molto chiaro, beatissimo, beatus. La parola beatus, che noi tendiamo oggi ad associare soltanto a quelli che si trovano o in paradiso o in una situazione felice, beati voi, la parola beatus diventa ben presto un termine tecnico. Nell'alto medioevo noi vediamo anche nelle iscrizioni, per esempio, dettate dai patriarchi di Aquileia, Pluto di Sigualdo, o più tardi anche all'inizio del IX secolo a Grado, beatus è un termine di rispetto come don che gli stessi portatori si attribuiscono. Però in questo caso siamo prima che il termine entri nell'uso, nel significato che ho detto, e indica coloro che sono nell'aldilà in una situazione felicissima, cioè sono in paradiso. In questo caso è Proto, uno di quei quattro, potremmo dire cinque, ma Canzio, Canziano e Canzianilla, Proto, e poi c'è Crisogono che in qualche modo si associa al quartetto, che furono martirizzati e venerati. E dal punto di vista epigrafico possiamo dire che questa iscrizione è stata tagliata, vedete che è un semicerchio, quindi è stata riutilizzata per motivi che non conosciamo, ma già in età paleocristiana questo testo era riusato, vedete che è un marmo, apparentemente il marmo della Troade, perché ha tutte queste fasce nere, eccetera, eccetera. Il marmo della Troade era il marmo più comune. Viaggiavano navi e navi cariche da Costantinopoli, dall'Asia Minore, forse da Nicomedia, per tutta l'Italia. Ci sono alcuni elementi interessanti dal punto di vista, per esempio, paleografico. Vedete la A con il trattino spezzato a forma di V. Poi, se vogliamo osservare bene, troviamo anche altri elementi. Per esempio la T con la parte superiore obliqua e con queste strane terminazioni, la O piuttosto allungata, la R e la P anche molto allungate. E poi vediamo che la croce ha le estremità allargate. Questa prassi di allargare le estremità
Credo che si possa datare da età piuttosto avanzata, direi difficilmente prima del VI secolo, no? Sì, 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 anche l'iscrizione. E quindi questa iscrizione non sembra, è antica naturalmente, ma non sembra così antica, ecco, potrebbe essere benissimo in fase con l'ultimo pavimento musivo che è stato trovato nello strato superiore degli scavi della chiesa precedente, quella attuale. Quindi questo vorrebbe dire che non soltanto a Grado con la cappella dei Santi Canziani, ma anche a San Canzian c'era un fiorente culto dei santi, diciamo in età bizantina sostanzialmente. Voi sapete che i bizantini rimangono poco tempo nella nostra regione. Possiamo datare con una certa precisione, diciamo dagli anni 40 del VI secolo, avanzati anni 40, se vogliamo essere ancora più precisi, dall'inizio degli anni 50 del VI secolo, fino alla venuta dei Longobardi nel 568. In questi pochi anni, diciamo 20-25 anni, hanno fatto tantissime cose. Hanno completamente trasformato i centri urbani di cui loro si interessavano, cioè Grado e Aquileia, hanno fatto delle grandi costruzioni, chiese dappertutto, e i bizantini hanno costruito chiese ovunque, ma non soltanto da noi in Italia, in Africa, nel vicino Oriente, dappertutto. Quindi i bizantini erano molto fedeli, e quindi non è una meraviglia che all'età bizantina possa risalire questo testo. Voi sapete che, posso fare una piccola parentesi? Faccio una piccola parentesi. È mia personale convinzione, dico una cosa di cui poi mi pentirò, anzi mi pento ancora prima di dirla, è mia personale convinzione che l'epigrafia cristiana aquileiese, intendo con questo termine un territorio molto ampio che va da Concordia fino a Trieste, soffra di una mancanza di approfondimento. Per esempio, c'è un elemento molto evidente che balza subito agli occhi: possibile che tutte le iscrizioni aquileiesi si datino al IV secolo, all'inizio del V? Non è possibile. L'uso sarà continuato anche più tardi. Le iscrizioni cristiane. Iscrizioni cristiane, sì. Ma non sono solo cristiane, sono anche pagane. Allora, bisogna che il problema venga affrontato in termini diversi. E quando arrivano i bizantini, dopo aver sconfitto i Goti, fanno tante cose, rinnovano, come era tradizione, rinnovano le chiese, costruiscono fortificazioni, eccetera, eccetera, e presumo io, anche fanno varie epigrafi funerarie, saranno morti anche loro, no? Epigrafi funerarie, eccetera. Però non c'è stato finora un tentativo di porsi il problema. So che è difficile risolverlo, forse è impossibile, però almeno il problema andrebbe posto. Se quello che ho detto è vero, potrebbe anche non essere vero, anzi, probabile che non sia vero, se quello che ho detto è vero, sarebbe questa una prova, direi, piuttosto interessante per fissare una ripresa o una grande presenza del culto dei Santi Canziani in età bizantina. Bisognerebbe fare un discorso di tipo anche linguistico, vedere per esempio questo termine beatissimo, se compare più spesso nel IV o nel V o ancora nel VI, eccetera, se è comune, oppure tipico di certe zone. Insomma, si tratterebbe di fare uno studio un pochino più preciso, e così anche per la croce. Altri elementi qui non abbiamo, perché la prassi del riuso è comunissimo. Vi sapete, di solito si fa partire il riuso dall'arco di Costantino a Roma, ma già prima, già dalla metà del III secolo, la prassi del riuso è comune. Questa probabilmente era parte di un pavimento che è stata riutilizzata, e non so neanche bene che cosa potesse essere questa, va bene? Forse poteva essere questa una lapide funeraria posta sopra la presunta tomba o la tomba di Proto. Quella che era la memoria. O della memoria, sì. Comunque. Scusate, se posso intervenire, riutilizzo moderno. La lapide è stata riscoperta nel 1880 perché era stata riutilizzata nel monumento come base per la statua della Madonna che è in piazza. E viene, Gregoruti dice che era quadrata e poi viene tagliata così per l'utilizzo, per essere riutilizzata appunto
nell'Ottocento, poi nella base della Madonna. Quindi probabilmente era quadrata, non così come... E già nel 1500 veniva nominata, veniva già citata da Candido, se non ricordo male. Benissimo, ottimo. Grazie molte. Prego. Chi ha parlato, l'Alessandra, è una specialista degli studi sancanzianesi e quindi dobbiamo sempre parlare in punta di piedi e con il cappello in mano, perché lei ha passato tanto tempo a studiare tutti questi frammenti e alcuni sono veramente, veramente interessanti. Ma anche tu credi che sia databile in età bizantina? Dal punto di vista epigrafico sono meno precisa, io più che altro sono più precisa nella ricostruzione del reimpiego. Per quanto riguarda la datazione del reperto, lascia lei, perché lei è molto più esperto. Sì, sempre rotto, non sono esperto, ma comunque va bene. Buona, andiamo avanti. Parla più adesso. Some detail of the inscription and in this case you may see here the broken bar of the and this typical form of the letter, typical, scusa, some anche, late inscription. Anche Mart, bisognerebbe vedere se questa parola Mart è comune o se... Perché lo spazio c'era, vedi, c'è tutto lo spazio, no? Sì, sì. But probably also here there is something. Okay. So it's surely very late, but it's difficult to date this kind of inscription. Another little fragment, very interesting. From the epigraphical point of view, it is not difficult to read what we have here. Who may do that? Some of you are able to read the text. Tiburtinus. What may be Tiburtinus? A name, probably the name of a person. Perhaps connected with Tibur, but his name is realized without other indication, is cut on the stone, on this squared stone. We can't understand really the dimension, the depth of this fragment, because it is inserted in the wall. And there is some discussion about the meaning of this monument. It is the basis of the ossuario of a man with the name Tiburtinus, or is the name of a man who dedicated something to a god. So there are different interpretations of that. And here we have another fragment on the wall, also that is not so big, little fragment, and with some difficulties we may read two lines of text. Are you able to read this letter? In agro, ag. Mm-hmm. 32. In agro. 32. Yeah, yeah. Okay. In agro, and probably we have here
or yeah, we have here the pedatura, pedes, and the number of pedes. There are no other indication, so probably here should be another letter to indicate that were pedes quadrati, probably. But it is possible that there are other indications. It is impossible because in agro is usually the second indication we have of the pedatura, then in fronte should be the first, and then in agro pedes due triginta should be the last indication of a terminus. This is the lower part of the terminus of a sepulchral area, and we have seen previously the upper part of terminus. Some other detail of these fragments. And then a general view that is also interesting, because we have here another kind of inscription, typology of inscription, with the little tessere musive coming from the area of the church, from the pavimentation of the church. And interesting because we have the indication of the pedatura paid by a Christian donors. Donors, yes, for the church. It is not the only inscription. There are other inscription in mosaic from this excavation. And so we have this possibility to see one of the different way in which the epigraphy, the inscription, may be used in antiquity. Vorrei esprimere qualche osservazione in merito a questo problema delle iscrizioni musive. La prima osservazione è che le iscrizioni musive, data la tecnica particolare del mosaico, sono di tipo diverso rispetto alle iscrizioni su pietra o magari su legno e via dicendo. E quindi anche in questo caso la paleografia è meno parlante, diciamo. Prima osservazione. Seconda osservazione, fino a qualche tempo fa si credeva che l'Alto Adriatico, diciamo partendo da Jesolo per arrivare fino a Trieste, ma potremmo anche scendere un po' più in giù nell'Istria, fosse una zona particolarmente felice per il grande numero di iscrizioni musive che si trovano nelle chiese. In realtà gli ultimi rinvenimenti, gli ultimi scavi, non soltanto nella Palestina, ma anche in Siria e anche in Turchia, almeno per quello che vengono resi noti, ci fa comprendere come questa abitudine fosse comunissima. Comunissima però specialmente nella parte orientale dell'Impero Romano, da cui è probabile che ci sia stato un travaso di abitudini. Questa comunicazione non riguarda soltanto naturalmente l'epigrafia, riguarda tutta una grande quantità di abitudini, probabilmente di riti liturgici, di nomi, eccetera, ma secondo me va collegata anche alla presenza documentata, peraltro in fonti tarde e per questo non sempre pienamente attendibili, alla presenza tra i membri dell'alto clero e probabilmente anche a livello inferiore di una notevole quantità di persone provenienti dalla Macedonia, dalla Grecia, dall'area Egea, e che evidentemente portarono con sé tradizioni, abitudini, gusti, anche per esempio per quanto riguarda le scelte iconografiche, per quanto riguarda i monumenti,
E quindi direi che in particolare il VI secolo, forse possiamo già partire dalla fine del V, ma direi il VI secolo soprattutto, è estremamente interessante perché c'è questa nuova commistione tra Oriente e Occidente. E l'area di Aquileia, il patriarcato di Aquileia, è estremamente recettivo in questo tempo, perché a partire dalla metà, diciamo dagli avanzati anni 50 del VI secolo, c'è uno strettissimo, ma strettissimo proprio, legame tra il vescovo di Aquileia e gli alti vertici militari del mondo bizantino, evidentemente l'area politica, e quindi non è un caso che proprio in questo momento ci sia una separazione, un allontanamento da Roma con la nascita dello scisma di Tre Capitoli, e ci sia poi una proclamazione del vescovo di Aquileia come patriarca. Tutto questo avviene in una stretta simbiosi e viene con la benedizione del potere bizantino. Naturalmente poi dopo ci saranno altre situazioni diverse, quando ci sarà la spaccatura tra il patriarcato di Aquileia e il patriarcato di Grado. Allora direi che, anche senza voler per questo dare troppa importanza a questa parte musiva, ma direi che anche le iscrizioni musive sono, secondo me, una attestazione di una vicinanza di rapporti tra quest'area e il mondo genericamente orientale. Se noi avessimo più informazioni, per esempio, per quello che riguarda, che so, i canti, oppure le pratiche liturgiche, eccetera, forse potremmo trovare anche una serie di confronti più stretti. Su questo si è scritto molto, si sono scritte delle cose ipotetiche fatte passare come verità, però io credo che si possa affermare proprio questo. Un'altra questione più pedestre, è il caso di dirlo, riguarda i piedi. Si parla spesso del numero di piedi, vero? Che piedi sono? Sono piedi quadrati. Allora il problema del piede quadrato è un problema grave. Sono piedi di 29,6 cm per 29,6 cm, sarebbe un piede elefantiaco. Oppure sono piedi, diciamo, come quelli che abbiamo noi normali, stampati sul pavimento. E poi c'è un altro aspetto ancora più interessante. Nei casi in cui possiamo controllare, sto parlando per esempio di Aquileia, diciamo di monastero, ecco, non sempre il numero dei piedi equivale alla superficie. Che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa semplicissima, che il donatore ha regalato una somma pari a, diciamo, 1000 piedi. Questa parola 1000 piedi non è giusta, perché fa venire in mente altre cose. Ha regalato una somma pari a 800 piedi e poi il parroco, quello che governava la costruzione della chiesa, ha detto: bene, allora noi ne utilizziamo una parte per il pavimento e una parte, che so, per i banchi oppure per gli abiti sacerdotali e via dicendo. Questa potrebbe essere una spiegazione. Ecco. Per cui risulta un dato ufficiale, fiscale, valido anche per l'aldilà, che il tal dei tali ha dato questa somma con cui si sarebbero potuti fare tanti piedi, però in realtà per questo motivo ne è stata usata una parte. Ancora un altro elemento. Che cosa vogliono dire queste somme? Allora, si è calcolato, se voi andate oggi a Spilimbergo, che c'è una scuola per musicisti, e dite: voglio il mio ritratto, oppure voglio semplicemente un mosaico che mi rappresenti il tramonto d'autunno, e vi dicono: quanti metri quadrati? Un metro quadrato. Quanto costa un metro quadrato? Saranno 200 euro, grosso modo. Trovate tutte le cifre su internet. Allora, sulla base di questo, noi possiamo stabilire anche quanto, immaginiamo che una volta come oggi il costo della pietra non sia poi tanto diverso, no? Possiamo avere un'idea, chiaramente non puntuale ma suggestiva, possiamo avere un'idea di che cosa significasse questa offerta dei piedi, no? E quindi era particolarmente interessante. Altra cosa che... Parlo troppo? No, no. Altra cosa che vorrei dire è questa.
Oggi come oggi queste iscrizioni sono fuori luogo, perché le nostre chiese sono ingombre di banchi, di sedie, eccetera, e quindi nessuno guarda sotto i suoi piedi. Ma in età paleocristiana, probabilmente anche nel primo alto medioevo, i fedeli stavano in piedi, quindi la chiesa era vuota, va bene? Quindi si poteva percorrere, si potevano leggere dappertutto queste iscrizioni. E quindi era come una pagina scritta, e la pagina scritta che parlava a due distinti tipi di persone. Da un lato le persone che andavano per pregare e dall'altro i religiosi, o meglio ancora i santi, che guardavano sempre dall'alto il pavimento e quindi pregavano per i donatori. Chiaramente, come capita sempre poi nel Medioevo, c'è una distinzione di classe. Non soltanto chi offre di più, ma probabilmente anche chi offre la parte più vicina, che sarà stata più cara, per il motivo che ho detto, perché uno non pagava soltanto i piedi del mosaico, ma pagava anche la collocazione, va bene? E la parte più vicina all'altare, eccetera, era riservata evidentemente alle persone di più alta condizione. La parte più vicina, che so, alla porta, dove si passava di più, sarà stata anche riservata a persone di alto rango. E quindi sicuramente credo che ci sia stato da parte di quelli che, o degli architetti, o più ancora da parte di quella persona dell'entourage ecclesiastico che costituiva la committenza e controllava, garantiva, verificava che tutto funzionasse a dovere, ci sarà stata una attenzione particolare a suddividere il pavimento secondo una serie di scacchieri molto adeguati a quella che era la composizione sociale e politica della popolazione. Questa è una mia impressione, ma credo che si possa con facilità verificare. Per cui credo che il pavimento, come del resto il qualunque tipo di cimitero, è in qualche modo una fotografia della popolazione di quell'epoca. Non soltanto per la presenza dei nomi, e quindi anche per il fatto che si poteva capire se uno veniva dall'Oriente, veniva dalla Germania, veniva dall'Italia meridionale, ma anche perché permetteva di comprendere quali erano le persone di spicco, qual era la piccola elite locale. Sì, qui c'è un gusto di altri tempi, no? Noi non apprezziamo più queste cose, ma comunque dobbiamo tener conto anche del momento in cui sono stati fatti gli scavi, eccetera, eccetera. Come posso dire? C'è un'idea quasi di rapina, no? Si tolgono i pezzi, si portano via, eccetera. Noi vorremmo che questi rimanessero nel loro luogo, si comprendessero meglio, e anche lo sviluppo, eccetera. Sì, sono... Come si fanno, fate anche voi, quando andate in biblioteca, strappate la pagina del libro e la mettete in tasca, giusto? E quindi è un'idea di approcciarsi all'antico che noi non usiamo più. È interessantissimo, e anche questo, vuoi dire tu qualcosa sul, no, sul togato? Allora parlo io del togato. Scappato. Il togato è anche una statua molto molto interessante. Ovviamente è una statua funeraria, no? È una statua funeraria che ci fa comprendere come un gusto, direi tipicamente urbano, si diffonde ad Aquileia, che è una piccola, vuole essere una piccola Roma per i componenti della sua classe d'élite, colta, ricca. Un gusto romano si diffonde, e quindi anche i maggiorenti di Aquileia e delle ville suburbane che si trovano a certa distanza dalla città assumono questa abitudine, questa pratica di farsi rappresentare con la toga. Le donne hanno una veste diciamo di rappresentanza, di molto elegante, eccetera.
Ora, se voi andate a Roma, che so, la Centrale Martini e tanti altri posti, trovate un'infinità di togati, e i quali si diffondono qui nell'agro aquileiese, non saprei esattamente quando, comunque nella prima metà del primo secolo avanti Cristo, qualcuno ha detto anni 70, qualcuno spinge un po' più in basso, anni 60, qualcuno arriva fino all'età cesariana, diciamo prima metà del primo secolo avanti Cristo, e poi questa prassi dei togati continua fino all'inizio del primo secolo dopo Cristo. Chiaramente le sculture che noi vediamo sono sculture non raffinatissime, non sono fatte per i templi, non sono fatte per i grandi edifici tipo teatro, eccetera, sono di un uso privato e hanno anche una tradizione locale, direi, di scalpellini di secondo piano. Noi siamo abituati a considerare lo sviluppo dell'arte romana molto spesso su opere che non sono opere di alto livello, ma sono di bassa qualità. Perché dico questo? Perché se osservate, per esempio, come sono queste pieghe, vedete le punte triangolari, eccetera, è un modo un po' schematico, semplicistico. Osservate, per esempio, le pieghe sul braccio, eccetera. Anche nella serie dei togati, che non sono poi tanti, perché sono ad Aquileia, ce n'era uno nell'isola di Sant'Andrea, un altro a Butrio, un altro qui a San Canzian, e poi nel resto non ce ne sono. C'è quella bellissima statua a Cavenzano, e quindi già la presenza del togato ci fa capire che l'area di San Canzian era punteggiata di ville signorili e ricche e importanti. Lo sappiamo anche per i mosaici, lo sappiamo anche per altri elementi, per invenimenti che dal Settecento in poi sono stati fatti. E quindi la presenza di questi togati ci fa capire che il suburbio è in strettissima relazione con Aquileia. Quindi non possiamo, ho parlato di Vicus, eccetera, eccetera, ma in realtà è un sobborgo in sostanza, no? Dove potevano esserci le case dei ricchi che quotidianamente andavano a trattare i loro affari nell'ufficio, in centro, ad Aquileia, eccetera, come succede un pochino anche oggi. Va bene. E quindi questo ci fa capire come nelle classi alte ci fosse questa strettissima compenetrazione tra centro urbano e periferia. E ci voleva un po' di tempo andare da San Canzian a due ore, a piedi o in... Vabbè, questi qui avranno saliti sulla schiena di uno schiavo in lettiga, non so, va bene, ma comunque si poteva dalla mattina, in giornata si poteva andare e tornare, ecco, questo era il punto. Va bene. E quindi la San Canzian è per noi una testimonianza anche della presenza di ville rustiche, ma non le ville rustiche di bassa qualità, quelle, ma le ville rustiche molto ricche con personaggi importanti, come dimostra questo togato. We come back from the togatus to another little inscription inside the museum, a little arrow, little dimension with the text damaged in the right part, but readable for most of the line on the center and on the left of the surface. The text is also interesting. We may see here the better picture from Ubi erat Lupa of this little basis, and the text as we may today read without the damaged right side of the basis. What kind of text may be that? When we read in memoriam, Luci, and so on. Funerari.
Yeah, some way. Un cenotafio? Yeah, there is not so many cenotaph we know. La base di statua. Yeah. Sì, beh, base di stato, ma intendevo per una persona che probabilmente non è sepolta lì. Questo intendevo. Why could be not here? There is no indication about the fact that this that the death is not here. And is a, we may say a mixed meaning for this kind of monument that is in honor and in memoria of a dead at the same time, and probably was live with as a basis and with a little statue. I don't know what kind of statue we may have here. Maybe not a statue of the dead, but of a god. So something to do with the religious aspect. So it's difficult without all the element to define. Ricordavo del corso di 2 anni fa, forse ricordo male, che il professore Di Grasse aveva mostrato, insomma, c'era evidenza di epigrafi di militari morti altrove e con, diciamo, epigrafi collocate in località remote dal posto di, quindi questo era questa cosa, però non ci sono elementi, come giustamente dici, non ci sono elementi per dirlo. No, there are no elements to say that is connected to a cenotaph, I think, but troppo piccolo. And so it's a very little basis. Probably in the video you may see that. But, the dimension are very little. I don't have the measure here of this, but this have to do with the. The interpretation of the text is complex, not so clear. Some other kind of inscription in this little antiquarium. So some sample of instrumentum tegule with a name of the owner of the production and other little fragment we will better see in the next frame. Here Quintus Claudius Ambrosius or other from the main production of Tegule. Vorrei soffermarmi su questi frammenti graffiti di intonaco, che vabbè, il graffito di per sé potrebbe essere anche indizio di qualunque altra cosa, perché voi sapete che anche nei recenti scavi di Pompei, condotti negli ultimi 2 o 3 anni, hanno trovato una grandissima quantità di graffiti nelle case che non erano state scavate in precedenza, e questi graffiti sono pertinenti a opere murarie che erano in corso ancora nel 79 dopo il terremoto del 62, quindi di per sé il graffito non significa necessariamente che ci sia qualche cosa di particolare, però sono sempre rimasto estremamente colpito dal fatto che nella cosiddetta tomba di San Pietro, ma là siamo veramente sotto
l'altare di San Pietro a Roma, no? Nella Basilica, che lì c'è una tradizione e una pertinenza topografica puntuale, quello che non c'è per i santi canziani presunti che sono fuori dalla chiesa. E nella tomba di San Pietro, che è una struttura parallelepipeda che si trova proprio sotto la Basilica, ci sono tantissimi graffiti, il più celebre dei quali, voi sapete, pubblicato dalla Guarducci, Petrus Eimi, però con lettura molto 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 discutibile, ma non importa. Questi graffiti sono il segno dei pellegrini. Ora, pellegrini lasciano graffiti un pochino dappertutto, anche ad Aquileia, nell'abside, nella chiesa dei pagani, eccetera eccetera. Io ho sempre pensato che questi graffiti che noi vediamo a San Canzian siano la traccia visibile e plausibile del pellegrinaggio di molte persone alla tomba dei santi canziani. E mi piace crederlo, come ad altri piace credere che quelli siano i santi canziani. Se questo è vero, sarebbe interessante per noi, perché farebbe del centro di San Canzian un luogo di pellegrinaggi ben prima di Popone, ben prima del 1000, però adesso credo che sia piuttosto difficile datare questi frammenti. Bisognerebbe studiare la composizione dell'intonaco, eccetera, eccetera. Sicuramente sono tardo antichi, però non so se rispondere più là. Forse dalle lettere, o no? Quel poco che si vede, ma sono molto irregolari. But we may see that... Però c'erano altre due cose in quelle immagini di prima che volevo far segnalare. The area was connected to the cult of the martyrs and with an evolution probably from a little exedra to a real church, a martyrial church. And so this is some of the reconstruction of the early phases of the memoria in San Proto that later will be rebuilt as a little medieval church, just to understand what said Maurizio about the possibility that this kind of building were used, were object of used by the pilgrim coming here for the devotion paid to the martyrs, Proto or the so-called Santi Canziani. Ecco, qui ci sono altri due elementi di grande interesse. Oh, vabbè, il cucchiaio potrebbe essere qualunque cosa. Uno è questo frammento di pilastrino, vedete, che ci porta all'Alto Medioevo, a una sezione ottagona. E la struttura superiore non è lontana da una datazione, direi, alto medioevo, forse settimo, forse avanzato ottavo secolo. Il che ci fa dire che c'è una continuità di culto e anche di edificio ecclesiastico. E poi un altro elemento importantissimo è questo orecchino che vedete qua, dietro il cucchiaio, e che è un orecchino che si data, adesso non saprei esattamente quando, ma diciamo avanzato decimo, forse iniziale undicesimo secolo. E questo ci dice due cose: che probabilmente già in quel tempo c'era una presenza di popolazione slava, su questi orecchini si è discusso a lungo e ancora non è chiarissimo, da parte di studiosi sloveni tutto viene attribuito alla popolazione slava. Da altre parti però si afferma che questi orecchini si trovano anche nel Veneto e addirittura anche nel Trentino Alto Adige, dove gli slavi non c'erano. Probabilmente la verità sta nel mezzo, come sempre. Si tratta di una moda che è praticata in maniera particolare dagli slavi, ma che forse non era estranea anche alle altre popolazioni. Che cosa ci dice un orecchino del genere in una chiesa? Ci dice che un po' prima del 1000, un po' dopo il 1000, alcuni di questi dei defunti, le donne soprattutto, ma attraverso anche gli uomini, vengono sepolti con il loro vestito. La cosa non è così banale come può sembrare, perché voi ricordate che San Francesco, e siamo già
all'inizio del XIII secolo, quando lascia detto ai suoi discepoli di voler tornare alla terra, vuole essere sepolto nudo. Allora, in tutte le decine e decine di morti che abbiamo disturbato nel loro eterno riposo, abbiamo visto che moltissimi erano stati sepolti nudi e pochi altri erano stati sepolti vestiti. Sembra che sia una tradizione della popolazione slava quella di farsi seppellire, non solo slava, anche altre popolazioni barbariche, di farsi seppellire con le proprie vesti e con almeno una parte dei loro gioielli. Quindi questo ci dice due cose. Primo, San Canzian non è così disabitato come potrebbe sembrare. C'è una continuità, anche se noi non riusciamo a vedere questa continuità, perché gli elementi delle costruzioni sono modesti, perché i piani pavimentali sono modestissimi, perché il continuo uso dell'area cimiteriale ha disturbato le tombe antiche, eccetera, eccetera. Però cioè, ci sono tracce di una continuità e quindi tracce di un luogo di culto che non facciamo fatica a, in qualche modo, a collegare ai Santi Canziani, anche se questa è un'ipotesi nostra, insomma, non è basato su fatti. This is another production, the Epidiorum. You may see here better the different fragments, ecco, and the object. Il cucchiaio può essere anche rinascimentale. Questo è anche interessante. Vuol dire che ci sono contatti con il mondo orientale e africano. But in Saint Canzian there is not only the collection inside the antiquarium, starting from the 16th century, the object, the monument found in the, inside the little town and in its territory were collected and inserted also in the modern church, so that we have today two different kind of collection. The antiquarium organized during the 70s, after the excavation, I don't know, probably 60s. 60s, at the end of the 60s, yes, and a different way to collect the monument, inscribed or not. Questo si spiega perché c'è una legge che entra in vigore nel 1825, in base alla quale le testimonianze iscritte, le epigrafi, devono essere murate nelle chiese o negli edifici ecclesiastici. Ed è per questo che noi vediamo, per esempio, la chiesa di Lubiana, che è tutta circondata da epigrafi e tante altre. San Canzian apparteneva fino alla Prima Guerra Mondiale all'impero austriaco, poi austro-ungarico, e quindi il fatto di conservare qui gli elementi iscritti, oltre che molto opportuno, era obbligatorio sostanzialmente. This is one of the first inscription we will see outside in this wall collection, and is a fragment that have some element from some graphic element that are really particular, probably an unicum for what I know in the epigraphic production in Aquileia, in the region of Aquileia, and not only in Aquileia. And it is clear when you see this letter or this symbol here, very particular. The inscription is not difficult to read. There is some of you that are able to read the inscription. Annava mulieris liberta Elena, sibiet Marco Publicio mulieris liberto Crucillo, locus monumenti quo conversus pedes 16. Ok. Excuse me, mulieris. Mulieris, sorry. Okay. Very clear. There are no problem. The letter have not a regular form, but
what is astonishing is this letter reversed the C with this was I say the appicature or grazie, I don't know, that characterize the letter. And so something that we don't found in other inscription in this region. I don't know if you know some like that. Non sono lettere Claudie, no? No, no. Completely different. Potrebbero essere generate dalla, da una sorta di la C rovescia con una sorta di L. Queste grafie. Verso the C, there is no problem to understand that. But what it may be like an M inclined to, I don't know. Why the cutter made this particular work so. You can see there are many other fragments, not only inscribed fragment, this is just the lower part of monument with a relief. Is a little fragment, and these fragments are known from some centuries, and then they are known from different written tradition. From the antiquarians, they collected the information about the inscription found in the territory of Aquileia. So, for example, in this case, we may read just some letter, but we know from previous text that the original text was a bit larger. Some in the past it was possible read some other letter before the A, and probably another letter, perhaps O, we are not sure, but so was read in the past. Because this little number of inscription was object of interest, obviously, for different savants, different antiquarians interested to the history of the territory of Saint-Cantien and of the territory, not only of Saint-Cantien, but of the territory of the world territory between Aquileia and Lacus Timavi and Tergeste. Monument that have some particularities. We have seen yet there is a an hall in the lower part. You know what is the meaning of this hall? Is a modern or for you? Or yeah. Ancient? Yeah. This is, I know, I ask you, I ask the student to, if you know or not the meaning of this hall. In this kind of monument. No, the hall was cut on the stele
in order to fix the stele on the body. Inside the hole should stay un palo di legno, I don't know in English, and so the stele will stay fixed without a go down for a long time. But what is interesting is that you may see here is a corrupted surface of the stone, where some part of the text are not more readable today. The first line here, we may read just some letter, but we may see here in the middle an ancient intervention with a rasura of a previous text and a new text written later. We have here the picture taken by Ortolf Arl, and the text, also in this case, the tradition records some other letter we are today not able to read. In the picture of Arl, we may probably see better some element of the name Secunda in the first line today of the text, but in the past it was possible read also a previous line, today disappeared. And after the name was possible also read Cae filiae ortu, probably. Liberti, libertabusque, and so on. Here we read today Sibi et sui libertis libertabusque, but in the first version of the text there should be another, a different text erased by the owner self, by the owner itself of the sepulchral area, in order to specify that also the libertis, the liberti and the libertae may use this kind of sepulchral, this sepulchral area. Yesterday we have seen that there was a formula to forbidden the use of a specific funerary area. Here there is the text will clear that liceat in ferri umarei, so it was possible use for all these people and the liberti and the liberte use this area. Then it is open, an area open for a group connected with this Secunda and with Publius Postumius, whose name we may better read in the third line preceded. Yeah, another aspect to underline of this text is that the first version
probably also the second, the second text are ancient, are probably to date in the late Republican time or beginning of the Imperial Age, the middle or eventually some decades later of the first century BC. So if this fragment come from the area, we may think that in the late Republican age, this area were part of the rich territory of Aquileia, connected with the activities the owner of villae or of property, owner coming or living inside Aquileia and using probably the villae for different kind of production. On the other side of the church are also some different fragments, but not only fragment, also tabule of great dimension or stele like that. You will see in detail, this is the first one, that is one of the most interesting, I think, in this context, because this inscription will offer different information concerning the condition, the economic condition of the this territory in antiquity. We may today read the text, there are just some little problems in the reading of the second line, damaged, but we may restitute without problem this text. And what we read here? We come to the picture of Ortofarl, and what we read is the name of the member of the Gens Puglia, Marco Pullo Marciliberto Casto, Marco Pullo Marciliberto Fusco, and in the middle, clearly, with some importance, the reference to the activities made by the second of these two liberti of the Gens Puglia. He was purpurarius. What is the meaning of the term purpurarius? Have you some idea? Working with tissue purpura. Mm-hmm. He was connected to the activity to with the purpura, with some, like we have seen today also in Tergeste, the Fullones were probably involved in activities not different. He and probably the other member of the family were active as to color, an activity to color with the purpura, the dress or different dress used by the own the inhabitants of the region and probably I think to Aquileia, and the production should be connected surely with a distribution inside the town. Then we have the name of
other person, Puglia, Marci, Liberta, prima, then all these individuals are liberti of the same Marcus Pullius. And then we have Marcus Flavius Januarius, then a person not connected with the same, directly connected with the gens Puglia, and then another Pullius, Marcus Pullius Bulieris. We may see the usually form of the symbol for Bulieris is a reversed C, and Mulier Silibert, Ormus, and also this man is defined as Purpurarius. Then Marcus Flavius and Marcus Pullius, libertus of a woman, are made the monument for the member of this family of liberti connected to the gens Puglia. And also Marcus Pullius was Purpurarius. Then we may think that all these people were connected with this activity. We should think that das vicus, vicus cancianorum, or eventually aquae gradatae in antiquity, was along the river, along the ancient course of the Isonzo River. Today the course is not directly related to San Canzian, but not far. But in antiquity, probably there is also have another way to reach the sea. We know that the Isonzo River has a particular story. It is not mentioned by Plinius in the description of northern Italy. There are not literary sources mentioning the Isonzo until late antiquity. Probably the first mention is not as a testimony, not ancient, but medieval, because the river is mentioned in the Tabula Peutingeriana. And so we have only epigraphic testimony of the existence of a river Isonzo, some arae, little ara with the mention of a deus Isontium, Isontium, and I think another inscription with the name of the river. And in antiquity, it may be that the course of the river was not in the same place as today, or there may be some different courses, so we are not sure about that. But we may think that in antiquity, San Canzian, the play the Vicus, may have been connected to the river, and then from the river to the sea. So in a good place to have the function as a middle between the area of the Timavus, for example, the area of the upper part of the Adriatic Sea, and Aquileia. And then it is possible that these activities, the worship of the Purpurari, was in this was
inside or near the vicus, because we may think that like many other work connected with the tintura of dresses, they should use product that produce smell, and there was not so nice to do that near the ancient town, but there are probably also other reasons. Some century ago, there was also the idea that the purpura was produced directly from the little organism in the villae that we know are were along the coast between today Monfalcone, Duino and Tergeste. Sì, ancora una cosa. Questo corso inferiore dell'Isonzo, che probabilmente emigrò qua e là più volte nel corso dei secoli, era comunque un collegamento estremamente importante con l'area marina, anche se la laguna poteva non esserci oppure essere molto più limitata. Fino all'epoca moderna è stato un tramite importante, pensiamo anche al piccolo commercio, ma noi vediamo per l'età antica, per esempio, che tutta la parte a sinistra dell'Isonzo era particolarmente vocata alla produzione dei laterizi, si chiama un'area a rive dai cops, quindi da lì sicuramente partivano, a volte anche per distanze molto considerevoli, partivano delle barche, dei barconi carichi di laterizi, come se ne sono trovati per esempio sullo Stella vicino a Palazzolo. Altra cosa, non so se l'hai abbastanza sottolineato, che forse la parola purpurarius vuol dire non solo legato all'attività, al commercio della porpora, ma anche delle sostanze coloranti, vero? Potrebbe essere, per cui a quel punto anche una collocazione un po' lontana così poteva avere altre spiegazioni. Altra cosa ancora, voi sapete che in base alla normativa del diritto romano, gli schiavi quando venivano liberati erano, o prima di essere liberati, venivano incoraggiati dai loro proprietari a praticare un'attività artigianale, economica, possibilmente redditizia, perché una quota parte doveva essere poi pagata ai loro antichi proprietari. Quindi i proprietari avevano tutto l'interesse ad avere dei commercianti, degli operai specializzati tra i loro liberti, e questi avevano anche interesse a farsi manomettere per poter poi avere un peculio, non più un peculio, ma diciamo una proprietà consistente. Ultima osservazione, beh, di là diciamo questa tabula lanciata è chiara, ma vedete che ci sono questi fori, 1, 2 e 1, 3. Io credo che siano fori antichi, e se questo è vero potrebbero essere collegati, li vediamo anche a Concordia in più luoghi, a una prassi che era quella di inserire lì dei chiodi o altro e far appendere delle collane, per esempio durante la festa di Floralia, oppure dei lumi accesi a ricordo dei defunti. Se questo è vero, questo ci dà anche un'idea di quello che poteva essere l'altezza a cui era collocata questa epigrafe, perché evidentemente non potevano essere più alti del braccio alzato, no? Ecco. Quindi direi che questa iscrizione fa parte di un monumento veramente ricco e importante, secondo quella che è la tradizione dei liberti, che ne vogliono riscattare la loro umiltà della nascita, dell'origine, magnificando, esaltando la loro tomba, come dire, guardate a che livello sono arrivato, pur essendo partito da così in basso. È una prassi molto comune, però molto interessante, perché ci dà idea di quello che è la mobilità possibile sociale nel mondo antico, quindi per noi è un punto di estremo interesse. E il fatto che, come ha giustamente detto Stefano, la parola purpurario sia al centro, ci fa capire che si vuole centrare l'attenzione di chi guarda
su questa parola, su questo termine, questa è la fonte della ricchezza, del reddito, della considerazione, ma non soltanto di un personaggio, ma del gruppo che nel personaggio si riconosce. Ora, non so se questi fossero parenti, comunque erano colliberti, e evidentemente si tratta di una societas che doveva essere piuttosto efficace. Quindi abbiamo visto il negoziator di Canalis, il procurarius, insomma ci sono persone, e poi non vediamo, ma dalle ville lo conosciamo, i proprietari terrieri. Va bene? I proprietari terrieri che avevano dei mosaici anche molto belli, avevano delle suppellettile bellissime che si sono trovate a San Canziani nel Settecento. Ricordo che è un po' più in su del centro storico attuale, un po' più in su, alla fine del Settecento, si trovò una tomba con tutta una serie di suppellettili d'argento che andarono ovviamente distrutte, ma di cui possediamo i disegni, che sono per noi una fonte di estremo interesse perché ci danno un quadro di quello che era l'attività artigianale della seconda metà del IV secolo in Aquileia. Un'altra interessantissima luce è arrivata su queste attività artigianali legate in particolare alla lavorazione dell'argento e alla doratura dell'argento da uno dei tanti tesori. Questo tesoro è stato rinvenuto a Osijek, credo una decina di anni fa, l'antica Mursa, famosa perché vi combatté Magnenzio, e purtroppo, come spesso succede, il rinvenimento fu casuale, poco osservato, si hanno pochi dati e anche un po' confusi, però tra il materiale che adesso è a Mainz c'è una bellissima coppa in argento con un personaggio particolare che emerge dal centro, che sotto ha una scritta Antonius Aquila Fecit. Allora tutti dicevano Antonio Aquila e invece Aquileia Fecit, e quindi ci dà ancora una prova dell'artigianato artistico. Direi che per tutti questi elementi, insomma, San Canziano è un punto interessante per lo studio dell'antichità. Here another interesting inscription which we may see the mention of the position, the official position held by Gaius Bassus, and in this case he was court warrior and he covered the adivicia potestas inside a municipium that we need that probably was Aquileia, the real town near San Canziano. Sì, Maria. And, forse è quello stesso della sposato. Maybe. But in this case we have to do with a person that should have some interest outside the town. Probably he was owner of some property in the area of San Canziano. È interessante anche il tipo di iscrizione, perché non sta da sola in piedi, quindi non è una stele, ma è una lapide che doveva essere murata, come è murata adesso, va bene? E quindi poteva darsi che fosse un monumento molto grande, ma poteva essere anche un recinto con muri alti. Se noi andiamo a Ostia, per esempio, ma anche in altre parti, da noi non si sono trovati perché i muri sono stati distrutti. Sappiamo che addirittura molti recinti funerari non avevano neanche accessi, bisognava con la scala salire e poi scendere dall'altra parte, questo per evitare furti, manomissioni, eccetera, eccetera. Quindi anche questo per noi è importante, perché ci fa capire che c'era una, o una camera funeraria o un monumento funerario in muratura, ma dimensioni piuttosto consistenti. And then we have here one complete stele. Bisnonno del Canzi. And yeah,
we are in the so-called vicus cancianorum, connected to the name of these three young martyrs that following the tradition were killed during the great persecution, the so-called great persecution of Diocletian. But we know the county, the family, and different members of the county from different, rich number of inscription coming from Aquileia and its territory. And one of them is coming from San Cancian. Then it may be a proof of the fact that in antiquity it was the vicus in which the county have some properties, like is said, is written in the later passio of the Martyrs Cancianorum. In this case, in the late antiquity, the family was probably a member of higher nobility and of the senatorial class, and the three younger were coming from Rome to the ancient property of the family near Aquae Gradate. And so if we may join the different tradition, the epigraphical data, we may think that the Vicus Cancianorum was part or near or inside the ancient property of the county. In this case, we have, as I said by Maurizio, the one of the ancient member of the family, the probably not so ancient, but I don't know if there are inscriptions from Republican time. And what made the insertion of the fragment try to connect the two different part of this stele, and he put on as a also these two fragment right and left of the stele. Also in this case we have locus monumenti, and not only the abbreviation but the complete tria nomina of the owner of the sepulchral area, and followed by indication of pedatura. We may understand here pedes and the numeral in this case. And so then also here we have the same indication, locus monumenti, and then the name, not only of one person, but of two different person, and the indication of the pedatura. So we have seen today different formula or different kind of termini used to define the ownership and the limits of the cemetery area, private cemetery area. Due piccole osservazioni su questa, sulla parte superiore della stele. Voi sapete che questo è un abbellimento molto interessante, molto spesso ci indica anche la datazione. In questo caso noi vediamo che è una raffigurazione piuttosto complessa, vediamo due delfini che scendono. Voi sapete che i delfini sono piuttosto comuni, c'è una leggenda antichissima, quella di Arione, il poeta, il delfino che sarebbe stato portato dall'Italia meridionale fino in Grecia,
a cavallo di un delfino, e questo delfino si era abbassato sotto il mare, poi era risalito e aveva abbandonato sulla spiaggia il suo cavaliere. Ora, il delfino compare spessissimo nelle raffigurazioni funerarie ed è allusivo alla rinascita dell'anima che durante la vita è sotto l'acqua, è sepolta nel corpo e poi finalmente dopo la morte emerge. Questo appare ai due lati della stele, ma al centro c'è la figura della medusa, che, e qui mi fa un po' ridere, mi fa un po' ridere perché vedete come sono i capelli sono spiritati in alto, di qua e di là, e poi da una parte e dall'altra sono avvolti in spire come se fossero dei serpenti. E quindi associa l'idea del serpente, sapete che la medusa aveva anche dei serpenti intorno alla testa, eccetera, associa l'idea del serpente e l'idea dei capelli lunghi lunghi, veramente un colpo di genio. In realtà la raffigurazione della medusa è modestissima, proprio provinciale. E questo ci permette di tornare su quello che ho detto prima, cioè che noi crediamo di conoscere l'arte romana attraverso l'arte funeraria, ma è, come dire, una rappresentazione opaca, modesta. Immaginate di andare in un cimitero e di cercare di capire il mondo dalle tombe. Chiaro, vedete le famiglie ricche, le famiglie povere, quanti anni avevano i morti, eccetera. Però se da lì volete risalire a quello che è il gusto artistico, la Kunstgeschichte, vedrete tante opere industriali, artigianali fatte in serie. O considerate per esempio le statue di bronzo, quelle che vengono poi rubate dai nomadi, le statue di bronzo che noi troviamo nei cimiteri. Nessuna è un'opera originale, sono opere seriali, va bene? E come sono quelle statue di bronzo, così anche le stele antiche sono opere seriali. E quindi cercare di ricavare da questo artigianato minore, a meno che non si tratti di tombe eccezionali come quella del Navarca di Cavenzano, e cercare di ricavare da questo artigianato minore un'idea del gusto e anche direi della cronologia dell'arte antica è, secondo me, destinata a fallire. Ma tant'è, non avendo a volte altre possibilità, si cerca di capire da parte di questo. E quindi anche sotto questo aspetto noi vediamo che la lapide è interessante perché è perfettamente allineata con quello che è il gusto, diciamo, della città di Aquileia. Quindi, tornando al punto di prima, avete visto un quattuorviro che era sepolto qua, aveva evidentemente la casa non di campagna, ma la casa dove abitava, da cui si spostava per necessità fino al centro. Quindi è un vicus che in realtà è un piccolissimo quartiere decentrato della città. Ecco, questo forse per comprendere la natura del sito. We are at the end of this video, and as a last aspect, we would try to show you how to do a squeeze of an inscription. This was the typical practice made before the introduction of photographs. At the end of the 19th century, and used also later, in particular condition, during the first half of the 20th century, for example, when it was difficult to have the possibility to, during some archaeological mission or epigraphical mission, the possibility to have the photographic instrumentation to take a good picture. And so we have today the possibility to see how to do a squeeze with a paper sheet, water, and what's a spazzola? I don't know in English. Wurst. A brush. Brush, okay. So you need to use water on the stone and then
leave the paper on the stone, wash with abundant water, and then beginning from the center and going to the different marginal area of the epigraphic field, you should use the brush in order to have a good adherence of the paper on the surface. The paper is a particular kind of paper, is a strong capacity to absorb water, and used usually in some chemical laboratories. In this case, the sheet was little, and so we need to use two different sheets. They will, at the end, stay connected together because there is a little part of yeah, colla, maybe that will give a good adherence between two different or more different paper sheets. San Canzian is the typical place where we do live, usually, this kind of activity because we may go freely without particular permission from museum, superintendents, or other institution, just with yeah, a previous accord with the priest of the church and the local community, eventually. And so is one of the places in which usually during our courses we do this practice. Then from the center to the periphery of the field, you should use your power because it's not so easy. And the problem is that there is some air bubble staying between the stone and the paper, and in this way you may be able to conduct out the bubble slowly from the center to the periphery and then out from the epigraphic field. Very fast. This is the little church of San Proto on the ancient place where was Proto honored, and inside the church are two sarcophagi, one with the name of Chrysogonus, the other martyr connected with the saga of the Canzi, and on the other side another sarcophagus with the name of Proto, that are probably not the original sarcophagus for the two martyrs, but probably
some sarcophag reused as a symbol, a symbolic way for the devotion, paid devotion to the martyrs. On the corner of the little church are some other epigraphic fragments, some little monument with inscription like that. We have here also an indication, terminus, indication of the dimension of the funerary area. We may read, also if the inscription is damaged, locus monumenti, pedes, quadrati, and then the number of the pedes. The number is relative high, and we will see also another inscription of this kind in the other corner here. Sorry. With the pedatura, in this case we may read all the text, locus monumenti, the name of the owner of the area, and the indication of the pedatura. The previous terminus was probably more ancient. We may think also to the Republican time, and the second is later, but it's very interesting because the indication of the pedatura gives us the possibility to understand that outside the principal city, like Aquileia, the individual have the possibility to acquire biggest funerary area as near the town. Usually near Aquileia, the dimension of the funerary area are only 16, 20, 32 pedes. Here we have large number like that, 70 or 110 pedes in fronte or in adro. This is not because this man was richer, as richest as other people in Aquileia, but because surely the surface has another value, monetary value, lower value outside and some miles outside the town. I think that is an answer for concerning San Canzandis also. And if you have some questions. Can you kindly go back to the slides and of the small ara? The one that I said that could be a cenotaph, please. Is it difficult? No. No, or because I would like to give students a different opinion concerning the funerary typology of this small area. Yeah. I will try to translate in English, but it's just an opinion from the book about San Canzian ad Aqua Gradatas. Can you? You may read the... Okay. We can consider
this monument as a small altar aimed at commemorating the memory of a dear person because of the inscription in memoria cuiusdam. The fact that the name of the god is absent could be due to the topographic position of the monument, which has been found in an area supposedly dedicated to a god. In parole povere, Calderini, Solin, Strazzulla, Zaccaria, eccetera, sostengono che pur ammettendo che possa essere funerario, non ci piove, potrebbe essere un qualche cosa di diverso per la specificazione in memoria cuiusdam. E poi, and also they say that the word history, historia, that is written in the bottom part of the epigraph, poteva essere, could be read historiae scriptoris, cioè che uno dei due dicono. Do you have an opinion about this historia? The word historia? No. No opinion. No. No, also the term in the last line, amici, amicitiae, sì. Something like that. But I think we have to do with a dead, surely, is honored, then we have some funerary element in the remembering a dead, some honorary elements. And probably the monument was inserted in a sacral area devoted to that we don't know. But yes, they mentioned Silvano, apparently. An imagine of Silvano has been found by Maionica. We don't know. Just I found this. It is very interesting. Yeah, yeah. Posso dire una cosa? Questa espressione in memoria si trova in altre iscrizioni aquileiesi, per esempio dei Severi Augustali, i quali avevano certamente il loro edificio all'interno del quale onoravano, come certo, non soltanto i membri della casa regnante, della dinastia al potere, ma anche i loro amici che erano defunti. Abbiamo una serie molto interessante che si data tra fine primo e prima metà del secondo, che presumo provengano dallo stesso edificio, alcuni di questi nomi sono degli stazi, e quindi sappiamo che è chiaro, in memoria vuol dire che si ricorda uno che non c'è più, ma non è che ci sia un'area funeraria propriamente detta, forse necessariamente neanche un'area sacra, ma diciamo un luogo della memoria, ecco, come noi mettiamo, sì, certo. Come noi mettiamo oggi una lapide per ricordare che so i ferrovieri caduti o altro. Ho trovato 19 attestazioni su Aquileia in memoriam. Sì, grazie comunque. In memoria di me penserete a questo. Allora sono 20, ne aggiungiamo una. So we may find in this inscription different meaning. Oh, of course. We don't know exactly where it comes from, and but it is not connected with a cenotaph. A cenotaph is a funerary monument for a specific person that is not buried inside this monument, but in another place or without a burial monument, usually. Thank you very much. Oh, thank you very much, Susanna, for the search of more information on this monument.